Conosci pasta stringhe? Oggi voglio parlarti proprio di questo. Ho deciso di aprire una rubrica su YouTube dove spiego più nel dettaglio ogni singolo articolo della nuova collezione che ho sul mio sito papiomilano.it. Ho deciso di partire proprio con i pasta stringhe perché è stato il prodotto che ha ricevuto più domande in assoluto nel mese di agosto. La prima cosa che ci tengo a specificare è che sono venduti in coppia. In moltissimi mi avete chiesto se è possibile ordinarli con due nomi barra due parole diverse, e sì, è possibile. Basterà ordinare una sola coppia inserendo appunto nelle note le due parole che volete realizzare. Mi avete chiesto se è possibile realizzarle anche color oro. È possibile, ma io come sempre vi sconsiglio le placcature per qualsiasi tipo di prodotto, perché le placcature non sono eterne. Mentre se decidete di scegliere un gioiello o comunque un accessorio nel materiale originale, nel colore originale di quel tipo di materiale, quindi per quanto riguarda l'oro, l'oro, per quanto riguarda l'argento, il colore argento, e appunto per quanto riguarda l'acciaio, il colore acciaio, cioè argento, sarà eterno, mentre quando andiamo ad applicare una placcatura sopra, il gioiello nel tempo tenderà a rovinarsi. Questa è una certezza. I competitors dicono il contrario, ma non credeteci, non è così neanche per le grandi firme. Se scegliete un gioiello in acciaio e lo placcate, ma anche argento, col tempo la placcatura se ne andrà. Un'altra domanda che mi fate spesso è se c'è qualcosa in pronta consegna. Allora, in pronta consegna abbiamo sia la scrittoio tutti che la scritta Sticazzi, tutti e due appunto color acciaio. È possibile realizzarli anche personalizzati, vi faccio vedere per esempio, io ho fatto i soprannomi dei miei bambini, quindi Leo fatto così e Dudo. E appunto ho deciso di fare uno e uno da portare sulle sneakers, quindi i due nomi potete ordinare il destro e il sinistro. Per quanto riguarda il massimo di lettere, che è un'altra domanda che mi fate in tantissimi, io do come consiglio 10 caratteri. Non è che se sono 11 non ve lo faccio, però ecco, come range io rimarrei appunto sui 10 caratteri. Come inserirli nelle scarpe? Allora, io qua li ho inseriti abbastanza in alto, come vedete, ma a me piacciono molto anche messi proprio sulla base delle stringhe, cioè la prima parte. L'intreccio lo decidete voi. Qua ho fatto il classico incrociato, mentre qua potete vedere quello dritto, che secondo me si presta un po' di più. Ci sono anche altri mille modi di legare le stringhe, l'importante è avere appunto questa parte dritta, altrimenti la scritta risulterà obliqua e secondo me non è un granché. Cos'altro dire? Nonostante li abbia presentati in un periodo così sfavorevole, mi sono piaciuti un sacco e ho già consegnato i primi pezzi. Se hai altre domande, scrivimi su WhatsApp a questo numero. E se il video ti è piaciuto, metti un bel pollice su. Se il contenuto è di tuo gradimento e ne vuoi ascoltare altri, perché ho deciso appunto di creare questa rubrica di presentazione prodotto, iscriviti al canale e attiva la campanella.